Luce rossa. Suppongo indichi che l'energia è finita. Quanti ce ne sono? Un'informazione utile. Giusto. Tre linee, tre fonti. Eccone una. Dove si scende? No, ti sei agganciato. Anche a trattino rosso, ma... E fanno due. Ancora una. Cavolo. Aspetta un attimo, forse mi sono medicato. Volevate tutti sapere come riavviare il sistema geotermico? Si fa così. Gli uccelli migrano a nord in estate, a est in primavera, a ovest in autunno e a sud in inverno. Non vi aspettavate delle parole poetiche dalla bocca di Mike il tecnico, vero? Come al solito supero le aspettative. Mi sa che l'ha spiegato lì, ma... No, io sto pensando un attimo una cosa, mi sembra che ce ne fossero... altri di questi qua. No, qua no. Allora, ascoltiamo. Volevate tutti sapere come riavviare il sistema geotermico? Si fa così. Gli uccelli migrano a nord in estate, a est in primavera, a ovest in autunno e a sud in inverno. Non vi aspettavate delle parole poetiche dalla bocca di Mike il tecnico, vero? Come al solito supero le aspettative. Est-ovest? Non so che... Fatto. Sembra che abbia funzionato. No. Ovviamente il Forbidden West. Le voci. Ancora l'eclissi. Deve esserci un'altra strada. L'ho preso per la PlayStation 5. Bene, un'altra batteria. Se ne trovo altre potrei riuscire a raggiungere quell'armatura antica. Wow, ce n'è una qua, quindi. Ecco, il discorso delle batterie mi sa che andrò a sbirciare eventualmente, perché... Sono loro, bene. Non ho voglia. Non cercano risposte, soltanto armi. Di qua
Non sono qui. Ah, vedo un po' più dura. Peccato che arriva lui qua. Passiamo al piano di riserva. Come... Ecco, poi che cavolo è questa cosa? Mostrategli il potere dell'ombra! Ho bestemmiato diverse volte perché il gioco ha questo vizio di incastrarsi. E per un gioco in cui devi ruzzolare via, lì non si muoveva. Lì assolutamente non si muoveva. Per un gioco in cui devi scivolare via, insomma, incastrarsi... Veramente una stronzata. E lì è stata veramente comica. Mi fa piacere che l'abbiamo visto. Non cercano risposte, soltanto abbiamo... armi. Che l'abbiamo visto bene in. Per il sole! Niente, adesso vediamo un attimo. Magari quel tizio lì, vediamo se riusciamo a ammazzarlo da distanza. Però è un'elite, quindi. Pensare che questo è livello 18. Però lo dicevo che in realtà comunque a differenza di altri. Di altri giochi ha. Non si può dire di no, questa specie di impostazione. Un po' più tipo Dark Souls, no? In cui i livelli sono importanti, sì, ma fino a un certo punto. Stavolta si muove in un modo diverso, non viene su nessuno. Sta arrivando questo qua. Non si faccia. Potremmo avere dei problemi. Ah. Oh, sei fatto in ferro. Comunque c'è da dire che la... Che la lancia non fa un cavolo di danno, eh? Sempre male. E no, qualcuno ha visto qualcosa. Ancora uno là. Non puoi sfuggire alla giustizia. Dovrei abbandonare qualcos'altro. Devo stare attento perché mi danno ancora queste qua delle razioni per girare, ma... Cosa fai? Boh. Mi occupa solo lo slot, per niente.
Allora. Sembra esserci nient'altro. Se cadi? A volte quando c'è un angolino così è perché magari se cadi allora devi rifare il giro. Per un pelo io volevo saltare sull'altro, invece ero storto. Fianco di civili arruolati, uomini e donne esaltati, ma alla fine funziona. Con la sesta BRM abbiamo abbattuto un Horus. Spero che abbia fatto notizia, tesoro, e che tutti sappiano che cambieremo le cose. Dobbiamo solo dare al progetto Zero Dawn il tempo necessario. Ames, so che ti scrivo troppo. È che sono orgogliosa di quello che fai. Lo siamo tutti qui a casa. Ci hanno portato 10 chilometri all'interno, per precauzione, dicono. Andras e Reggie vanno ancora a scuola, quindi devo stargli dietro. Non sappiamo mai dove o quando combatti, ma quando i Vitor si alzano in volo, tutti i bambini escono a salutarli. Io credo in te. Lo so che nulla sarà più lo stesso, ma io credo in te. Mm-hmm. Io credo in noi. Mm-hmm. So che sono passati giorni, tesoro. Mi spiace. Le missioni sono sempre più lunghe e dobbiamo fare il lavoro degli altri. Come un'azienda di famiglia, io ti vedo negli occhi della gente là fuori. Erano felici di vederci, avevano ancora la speranza. Io combatto ancora per te. No, se questa è la risposta... Ames, non so più nemmeno se sei vivo. Ricevo delle mail dal tuo indirizzo, eppure non sembra che le abbia scritte tu. Sembrano riciclate. Frasi messe insieme. E non commenti mai le notizie che ti mando. La zona di contenimento, i respiratori, i disordini, Terra 1. Quello che è successo alla bolla di Dallas, Ames, non sono stati robot. Terra 1. E si ostinano a darmi risposte vaghe quando esigo di sapere se sei ancora vivo. Dicono che se i tuoi messaggi continuano ad arrivare, allora sei ancora operativo. Non è giusto, Ames. Non è giusto che non sarai con me quando le luci si spegneranno. Ti amo. È davvero triste. Rapporto. Nona brigata di risposta meccanizzata. Tenente comandante Fiona Murell. Gli scontri esterni contro la piaga di Faro continuano ad avere un impatto negativo sul morale dell'unità, specialmente quando si verificano in settori dove le reclute della Guardia Civile sono state ingaggiate pesantemente. La portata è... La natura delle vittime della Guardia Civile e dei civili disarmati in quei settori sfida ogni descrizione. E la sua visione genera un senso di globale sconforto nell'unità. Di conseguenza, chiedo nuovamente che le missioni della nona BRM siano temporaneamente reindirizzate in strutture cruciali per il progetto Zero Dawn. E di nuovo richiedo un aggiornamento immediato sulle tempistiche del progetto Zero Dawn.
Ops. Ma no, c'è un boss da affrontare, non ho voglia. Per forza qualcosa. Rimaneggiamo. Dicembre 2065, settimana 1, confidenziale. Operazione a contraccolpo. Rino, Nevada. La Guardia Civile e i battaglioni corazzati hanno lottato con elementi d'avanguardia dello sciame del Pacifico Nord-Occidentale PN12. Ingaggio iniziato alle 6. Ok. Operazione testa dura. Statec, Valle dello Shenandoah, Virginia. Bla bla bla, bla. Ingaggio. Ho ricevuto l'autorizzazione a far detonare il centro della SATEC infliggendo danni significativi a Co-17. Sembra che ci sia stata una lotta tra fazioni comunque. Operazione brutto colpo, Ohio. Corsone aereo, bla bla bla. Stato preparazione brigata. La terza ha rifiutato gli ordini di richiamo all'operazione battitore sulla linea difensiva. La settima ha richiamato la zona di ingaggio di New York per rinforzare il teatro di Wichita, pronta. Nona in riassestamento nei centri dell'USRC, pronta. Decima trasferita da Kalmar, dati danneggiati. Ah, vabbè, questa è... Ok. Che cos'è? Quella? Una mappa. Ecco Silence. Una mappa di cosa? Del nostro mondo. Il pianeta Terra, Aloy. Non è piatto come pensavi. Perché avrei dovuto pensarlo? Durante l'eclissi l'ombra sulla Luna è curva. Quindi il nostro mondo è un globo. Ed è così che appare da lontano. Ne parleremo in un altro momento. Torniamo al problema principale. I robot di Faro si stavano diffondendo in tutto il mondo, divorando qualsiasi cosa. In qualche modo, Elizabeth li fermò prima che fosse troppo tardi. Ma come? Ma magari non li ha fermati, non lo so. La storia è anche interessante appunto per quello che vale la pena di... Cioè poi non... Avrei assolutamente finito questo prima di fare il 2, questo è proprio scontato. Ci fa ricaricare le cose qua. Ma no, no. Mi servirà presto. Tra l'altro lo sconto col robottone era stato veramente una palla. Guarda cosa c'è qua. Perché alla fine dovevi stare coperto tutto il tempo e basta. E colpire con cose che non facevano niente. Le sistemi di raffreddamento armeggiano con quel demone di metallo. Faccia la dimensione questo. Non penseranno di risvegliarlo, vero? Attenti! Ancora. Quello che temevo. Non dimmi che... Un altro Kopesh, e questo si muove. Cosa facciamo? No, ma davvero, mi stavo appena giusto lamentando. Uccido sterminatore. Lancia missile vulnerabile. Thank you.
se si stacca qualcosa lì. Ottimo, due comiche in un solo episodio, cosa volete di più? Certo, dovrei... ma sei matto, dovrei partire da qua. Ma poi scusa un attimo, lanciamissili, cosa abbiamo staccato a fare? C'era scritto parte rimossa, evidentemente non si è staccato quello. Ah sì, no, riparta qui, però voglio dire, sto pensando ancora, c'era un altro lanciamissili, sembrava solo quello, visto dai... Allora, niente, non so. Ah, ok, so. Un altro Kupesh, e questo si muove. Un problema, Torretta, vulnerabile. È possibile che sia la torretta a tirarci giù? Allora, quest'arma qua... Dov'è? Ho messo al massimo le modifiche per la lacerazione alla fine. C'è un po' di danni anche per l'attacco a distanza, se no era basso. Le modifiche sono quelle che riesci a trovare, non è che... Credo che ci possa proteggere da qua. Si comincia. Sfascia, però nell'altro caso coso di legno rimaneva. Come danni per fortuna non sembra farne... Ammazzava perché eravamo sopra là. Quello si stacca o no? Corretta vulnerabile. Ma non è la torretta però. Senza munizioni.
l'elettricità e il fuoco. Si è staccato? Quello si è staccato alla fine, sembra di sì. Quello cos'è? Vulnerabile? Apri quel coso di stabilizzatore del cane. Tra l'altro stanno fuori per niente. Non abbiamo più vita. Aspetta, aspetta, aspetta. Cosa migliore forse abbiamo visto più di una volta. Le cose migliori sono usare le loro stesse armi. Come anche con i razziatori, la cosa migliore. Il problema è questo. Non puoi saltare. Che ci devo fare? Proviamo, non so, cerchi di provare. Beh. Il frago, questo, no. Dov'è questo? Proviamo così un attimo a base, direi. Beh, moriamo solo per... perché non facciamo niente. Ok, nel momento in cui si butta giù c'ha un limite di gin. C'è una maniera così. Bello non è. Aspetta. Non so cos'è. Non mi faceva fare in tempo. Fai vedere cos'è. Vulnerabile a questo, ok? Sì, per modo di dire vulnerabile a questo. Ammazziamo prima di... Aspetta, il simbolo è quello delle frecce, aspetta, forse sbaglio. Non al...
Prendiamo queste. Ah, ok. Me li confondo io. Ok, ok. Li confondo col simbolo del... Non so se si sta scaldando, infatti. Ok, ok. Qui però non interessa attaccarlo di là. Calda. Ok, ok, ok. I soldati del passato affrontarono centinaia di quei cosi in una sola volta.